Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Silo e le uccise, credete fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai». Amici, buona domenica. Comincio il commento al Vangelo di oggi ponendo una domanda: come deve reagire un cristiano coerente quando apprende la notizia di terremoti, alluvioni, omicidi efferati, stragi gravissimi di cronaca nera con tante vittime innocenti? Le risposte degli uomini a questo interrogativo sono tante e diverse. Nel Vangelo di oggi Gesù ci dà la sua risposta. Erano accaduti in quel tempo in Palestina 2 fatti efferati che avevano provocato tante vittime, anche innocenti. Il primo fatto era questo: Pilato aveva fatto trucidare nel Tempio di Gerusalemme alcuni Galilei ribelli, mescolando quindi il loro sangue con il sangue degli animali sacrificati a Yahweh Dio. Il secondo fatto è: 18 persone erano state schiacciate dal crollo della torre di Siloe. Il popolo ebreo, convinto che tutto il male che si abbatte sull'uomo è una punizione di Dio per la sua condotta malvagia e tutto il bene che arriva all'uomo è dono di Dio per le sue opere buone, chiede spiegazioni a Gesù. E Gesù risponde dicendo che questa interpretazione degli eventi tragici è sbagliata, perché i fatti di cronaca vanno osservati con gli occhi della fede. Dio non vuole il male dell'uomo. Egli è sempre padre buono e paziente, anche quando permette il male. Cristo poi completa il suo pensiero raccontando la parabola dell'albero di fichi che il contadino coltiva con cura per raccogliere a tempo debito i frutti. Lascia così intendere che ognuno di noi può produrre frutti di opere buone se si lascia guidare da Dio. Questa risposta di Gesù porta a noi 2 messaggi. Primo: quando accadono questi fatti tragici nella storia degli uomini, il cristiano non deve giudicare e condannare nessuno. Egli, al contrario, deve chiedersi: perché Dio ha permesso questo? Secondo messaggio: tutti i luttuosi episodi ci fanno capire che la nostra vita è provvisoria qua giù, per cui sarà bene essere sempre preparati a fare la volontà di Dio
con una condotta integerrima e con una sincera conversione. Questo ci aiuta a guardare gli uomini e gli avvenimenti anche luttuosi con gli occhi della fede e a interpretare le vicende umane con la teologia della storia, cioè come li vede Dio. Quante volte abbiamo chiamato Dio in causa per alcuni efferati delitti e abbiamo chiesto, arrabbiati, la pena di morte per i colpevoli, dimenticando che anche noi non siamo immuni da colpe e responsabilità. Si racconta che un giorno nel lager di Auschwitz, alla presenza di molti deportati, una guardia stava fustigando a sangue un ragazzo che aveva tradito un suo ordine. Uno dei deportati presenti alla scena, disgustato e amareggiato nel vedere il ragazzo sporco di sangue contorcersi e gridare per il dolore, chiese al vicino, un ebreo credente, «Tu che credi in Dio, dimmi, dov'è adesso Dio?» L'altro rispose, «È lì, davanti a te, è in quel ragazzo che sta soffrendo terribilmente». Chiediamo allora, per noi e per tutti quegli uomini che si macchiano di gravi misfatti, la pazienza di Dio, la sua grazia e il suo perdono per attuare un sincero e profondo ravvedimento. Tu, oh Signore, che sei l'eterno paziente e sai aspettare a lungo la conversione dei peccatori, donaci un cuore misericordioso come il tuo. Amici, buona domenica a tutti.